Vittorio non va bene. Non è questo così. Voi dovete vedere il fine. Allora. Posso dire una cosa? Roberto, ti rispondo perché tanto già la sua domanda. No, io lo dico io, posso parlare? Purtroppo ti spiego, non è che non voglio farti parlare, non si può parlare perché il Consiglio Comunale, io ho questa facoltà come sindaco di fare una convocazione, cioè di parlare, che mi è permesso, però purtroppo non posso ricevere domande e rispondere a domande. Io volevo dire una cosa che sta dicendo lei e vedere se è vero quello, ma la faccia lì davanti a tutti, no? Si può? E dilla, su. Allora, ma quando abbiamo fatto la campagna democrazia questa, dicevate che in quel comizio che avete fatto col sindaco di Valmontoni si diceva che, dicevate che nel momento in cui partiva queste problematiche della procura, la vostra amministrazione, se doveva mettere un affitto a queste case degli abusivi, si dimetteva. È vero o no? Perché quel video c'è ancora in giro. Allora, ma non è un problema, questo è un problema dell'abusivismo. Io quello che voglio far capire a tutti voi, siete delle bravissime persone, tutti. Però il problema viene da molto tempo, perché non è stato mai fatto un piano regolatore. Il paese aumentava, le persone non potevano pagare una casa a 600.000 euro. Allora che hanno fatto? Per problemi di necessità, i figli aumentavano, quello, quell'altro, o per problemi vari, malattie e cose varie, si sono fatti una casa abusiva. Anche sotto allora consiglio. Dicendo che facevano dei piani regolatori di recupero, ci hanno fatto fare queste case, un tacito accordo falla, poi dopo, adesso i debiti che ha il comune di Rocca di Papa, ma io non è che ce l'ho con voi, sto a parlare in generale, non ce l'ho con nessuno, adesso siamo arrivati al punto che i debiti di Rocca di Papa li devono... risolvere gli abusivi, abbiamo fatto i parcheggi ai rom, ma mica perché ce l'ho i cosi, mica perché sono razzista, tutti i polacchi, quelli, quella, ma in Italia non si lavora più, i parcheggi chi mettevo là? Le galline, allora ma che stiamo a fare? Allora fammi i seri, allora... Scusa, continui a parlare perché sennò diventa un contraddittorio. Lo so, però allora, la verità è questa, allora, tocca capire le problematiche di Rocca di Papa. Il video sicuramente esiste ancora e non mi tiro indietro, quello quando è stato fatto... con l'ex sindaco di Valmontone e anche con due avvocatesse che poi avevano studiato e avevano partecipato alla sezione della libera della c'è stata fatta la prima delibera al centro sud contro l'abusivismo che poi è stata presa anche dal comitato Procasi come esempio, ha fatto una fase di studio. Noi in campagna elettorale sul nostro programma elettorale c'è la fermezza della lotta all'abusivismo e questo c'è ancora adesso, la lotta all'abusivismo, perché noi siamo contro l'abusivismo, però siamo a fianco ai cittadini, dove abbiamo detto che saremo con la crisi che sta adesso, ma mettiamo la domanda l'ha fatta, adesso lasci andare il sito, non parlare, ten cartano. Allora, le difficoltà ci sono a tutti i nuclei familiari, che più o meno a tutti i suoi problemi. È un problema, come è stato detto, di tanti anni, piano regolatore, ma non soltanto di Rocca di Papa. Piano regolatore, nuclei abusivi, perimetrazioni, c'è tanto da lavorare. E noi ci stiamo rimboccando le maniche. Vedete, l'incarico che ho dato al precedente vice sindaco, ne ero già sicuro che dando la delega come assessore all'urbanistica non aveva proprio tutte le competenze sul caso o sulla materia. Però ho dato una delega fiduciaria come una persona di fiducia, che era la mia persona di fiducia, dove sicuramente ci sono stati, non penso e spero non attriti con me, ma sicuramente da tutto quello che è scaturito, anche dalle vicende personali. Vedete, prima voi non vi siete accorti, lì c'era una signora che prendeva a male parole la consigliera Lorena Gatta. Noi purtroppo non siamo insensibili,
siamo persone, siamo persone umane come voi. Sindaco, non volevo piagne però, No, la piagne. Tu mi hai insultato e adesso mi puoi parlare. Parla. Però non ci fa piangere perché siamo sprovvisti dei fazzoletti. Guarda, c'è sarà il negozio qui che è aperto 24 ore. C'è problema. Quindi io non devo far piangere nessuno. Quello che voglio far capire è che noi stiamo lavorando per voi. Ci sono lati brutti e lati belli dell'amministrazione. Ci spieghi il canone? Io in che modo facendo è stato una stabilito? Dichiarazione. Allora, io dico gentilmente, poi faccia venire il sindaco e venerdì poi quando lei è stato convocato, venerdì quando lei è stato convocato, avrà tutti i suoi chiarimenti. Le risponderò al più presto. L'educazione è la base. Come no? Di tutto quanto. Ok. Allora, le ripeto. Abbiamo fatto un passo in avanti. Abbiamo cercato, perché non ho mai pensato di arrivare al punto di levare la delega all'ex vice sindaco, sia come assessore che come vice sindaco. L'evoluzione delle cose mi hanno portato a questo. Non ho mai pensato di trovare un nuovo assessore. Però sono stato costretto e l'ho fatto. L'ho cercato di fare nei migliori dei modi. Non ho cercato una delegata, un assessore politico. Ho cercato un tecnico di spessore. E abbiamo nominato la dottoressa Barbara Barboni, che ha la cattedra di insegnamento a Tor Vergata sull'urbanistica. Questi passaggi non sono stati fatti per mantenere la sedia, perché di assessori ne avremmo potuti trovare tanti. Eppure siamo andati a cercare la parte più importante, una persona di spessore, che ci siamo impegnati, e questo è stato fatto soltanto perché vogliamo bene al nostro paese. Non è un'amministrazione mercenaria, questa è un'amministrazione che vuole fare, vuole lavorare. Giudicatemi fra 3 anni e mezzo, nel 2021, non è un problema, io non sono legato alla poltrona. Ci sono anche ottimi progetti, stanno arrivando tanti finanziamenti. Certo, tutti si lamentano delle strade che sono un po' a brodo. Ci passo anche io, lo vedo. Oppure che il paese sta in condizioni, come tanti altri paesi, in condizioni veramente non tanto gradevoli a tutti quanti. Però il nostro paese è bello. Era facile aumentare la spesa pubblica e fare altre spese. Ho capito, fatti di fazzoletti. Io ti porto, stanno qua. Io purtroppo sono come te, non sono diverso. Ce ne stanno tante di differenze, sindaco. Tu hai la casa abusiva, io no. Ma io ho pure la sensibilità e lei non... Sindaco, magari andiamo oltre. Presidente, è il sindaco che si rivolge a me, Appunto, vediamo il dibattito sia da parte di Adriano che da parte del sindaco, per cortesia.